Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video qui a Inazuma Eleven Go Chronostones Fiamma. L'obiettivo dice tutto ragazzi. Qualcuno dalla regia magari mi vuole suggerire che quest'oggi forse riusciremo ad imparare come si utilizza l'armatura definitivamente senza aiuti da mondi paralleli. Quindi ragazzi mi raccomando, tantissimi pollicioni all'insù. L'obiettivo del giorno anche per voi è semplicissimo: superare i 350 mi piace sempre a bomba, come sempre, come al solito, durante il primo giorno, proprio quest'oggi. Quindi mi raccomando, se ancora non l'hai fatto, smash the like button e grazie, grazie a tutti quanti quelli che stanno sostenendo questa serie. Andiamo, c'è Tescat che ci può dare una mano. Negli scorsi episodi è successo un po' di tutto, quindi mi raccomando, se non li avete visti, mamma mia che bello lì sotto, se non li avete visti andateli a vedere. Eccolo, lo stato giardino imperiale, forza, non facciamo aspettare Tescat. Andiamo. E si fermano, non facciamo aspettare. Cosa c'è Riccardo? Come? Stavo solo ripensando a una cosa che hanno detto quelli della protocollo Omega. Vale a dire? Il nostro capo è stato sollevato dall'incarico per via della sconfitta contro di voi. Ci avete fatto arrabbiare, siamo qui per vendicarlo. È vero, il povero Alfa è da qualche parte. Non mi aspettavo di sentire una cosa del genere. In pratica è per il loro ex capitano che sono venuti a cercarci. Erano arrabbiati per un compagno di squadra ed è una cosa possibile solo se tra loro si è instaurato un legame profondo. Finora avevo avuto l'impressione che la gente del futuro non fosse capace di provare dei veri sentimenti nei confronti degli altri. Anch'io. Sembra che non sia così, però provano dei sentimenti, proprio come noi. Anche Faye, dai, magari ci vuole già un po' bene, non lo so. Ecco, e non dimentichiamo di Faye, eh? Anche Faye viene dal futuro. Non ce ne dimentichiamo. Faye è il nostro alleato. È ora di allenarsi seriamente. L'obiettivo è sempre quello. Tescat, aiutaci. Perché dobbiamo assolutamente salvare il passato, il presente, il futuro. Tutto. Che c'è qui? Ah, c'è pure il negozietto. Vabbè, non ci interessa il negozio per adesso. Andiamo. Che figo però qui, eh? Allora, da questa parte possiamo ripristinare un po'. Sì, devo anche farlo. Mi sembra proprio il caso. 30 punti passione. Ragazzi, se ogni tanto scambio punti passione o carisma, alla fine cioè non fateci caso. Voglio vedere, come sempre, se la squadra della storia è a posto, perché a volte tipo mi scambia tutte cose. Sì, ok. No, no, non è ok, perché JP, che ci fai qui tu? Tu che sei il portiere. Non ho capito. Tu cosa sei? Un centrocampista. Vabbè, andiamo a mettere un difensore. Tu, Chunky, via qua. Poi tu, difensore, difensore, difensore. Perfetto. E loro ci sono. Tu che sei? Centrocampista. Tiny. Creepy, no? Vabbè, lui lo... Insomma, sì, è con noi. Ok. Direi che possiamo andare. Assolutamente sì. Da questa parte credo ci sia una sfida, ma direi di andare direttamente da Tescat. Scusa se ti abbiamo fatto aspettare, Tescat. Non c'è problema. Ora iniziamo ad allenarci. Ok, vediamo in che cosa consiste questo allenamento. Sicuramente migliorerà la nostra essenza, ragazzi. Con questa musica, per forza. Non può essere altrimenti. Tescat, che cosa stai facendo? Fai come me. Vuoi imparare a indossare l'armatura, no? A me sembra che tu sia fermo, immobile, in mezzo al campo. È davvero così che si indossa un'armatura? Beh, non ci resta che provare. Me la ricordavo diversa questa scena, magari con una cascata dietro. Ok. Ascoltate tutti con attenzione. Calmate il vostro cuore, pensate a tutto ciò che volete proteggere e desiderate più forza con tutti i vostri sensi, ok? Il potere dei vostri pensieri avvicinerà lo spirito guerriero alla vostra anima. Un vento sta per alzarsi. Vento? Sì, come fosse vento, lo spirito guerriero vi avvolgerà. Immaginatelo mentre si adatta al vostro corpo, ricoprendolo. Arion, il vento di quest'isola vuole diventare un tutt'uno con te. Immagina di diventare una cosa sola con il vento. Arion è pure di elemento vento, mi pare. Quindi ci sta. Sto cominciando a immaginarmi con l'armatura addosso. Beh, l'immaginazione è una cosa, la realtà è un'altra, JP. Io ancora niente. Ascoltare la voce dello spirito. Ci sono quasi, credo. Comincio a ricordarmi della sensazione che ho provato la prima volta che l'ho evocato. Attenzione! Mi sento invincibile. Pieno di energie. E tu, Victor, riesci a percepire il tuo spirito guerriero? Sì,
Riesco a sentire il desiderio di proteggere qualcosa, l'impossibile che diventa possibile. Mi sento davvero vicino al calcio. Non ne sono sicuro, ma anche io credo di provare lo stesso. Vabbè, JP, tu... Sì, anche io, Riccardo, Victor, guardate, aprite gli occhi! No! Credo di essere riuscito a sentire l'armatura a proteggere il mio corpo. Forza, alleniamoci! Non dimenticate quella passione che vi brucia dentro, non lasciatevela sfuggire. Un passettino in avanti, un passettino in avanti. Ci si allena, ci si allena. Diventare un tutt'uno con il vento, un buon consiglio. Diventare un tutt'uno con il proprio spirito guerriero è come farsi avvolgere dal vento. È il modo migliore per descrivere il fenomeno. Sei un ragazzo misterioso, Tescat, ma tu che ne sai? Cioè, non di Tescat, ma dell'armatura. Non è che anche tu hai uno spirito guerriero e non ce lo vuoi dire? Dici davvero? Dal mio punto di vista sei tu quello misterioso. Ma tu come me combatti per raggiungere lo stesso obiettivo, ossia per proteggere ciò che ami. Sì. Il vento è cambiato. Ci hanno raggiunti, no? La protocollo Omega. Eccovi qui. Abbiamo un conto in sospeso, mi pare. Sono ancora solo loro cinque. Quindi quello spirito guerriero era il tuo. Non ti intromettere di nuovo. Arion, è il momento. Sì, abbiamo qualcosa da proteggere. Dai, questa volta ce la possiamo fare. Affronta la divisione A5. Ragazzi, trucchetto che siete stati voi a dirmi. Salviamo. Per adesso spero non siano pazzesche come partite, ma potrebbero essere difficili. Allora, siete pronti per la rivincita? Ecco le regole della sfida. Un gol. Il primo che segna vince. Tutto qui. Attenzione. Parte la sfida. Usa tutti e cinque evocatori schierando Riccardo, Victor, JP e Ryoma. Riccardo, Victor, JP, Ryoma e Arion. Ci siamo tutti. Perfetto. Direi che così va bene. Attacco 3, difesa 2. In effetti siamo un po' sbilanciati in attacco. Va bene. Andiamo. Sfida contro la divisione A5. Ok, partiamo da una posizione che sembra un po' avvantaggiata. Ok, questa volta dovete vedervela con le armature dei nostri spiriti guerrieri. Riesco a sentire il mio spirito guerriero e il vento. Diventerò più forte e vi sconfiggerò. Super Pegasonato, vai così. Vai così. No, non c'è riuscito ancora. Cosa? No, no. Non c'è riuscito. Oh, no. Passala qua. Fai aiuto. Destra. No. 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 Bene. Ottimo. Ah, vabbè, è invincibile lui però. Non so che devo fare se è invincibile. Cioè, nel senso, capito? Ok, proviamo così. Proviamo a togliergli la palla. Aia. Comando di attacco 04. Dovrei utilizzare gli spiriti guerrieri. Se me li fa utilizzare, magari. Vai. Spirito guerriero. Riccardo. Evoca. Ok. Direttore d'orchestra. Ah, ragazzi, ci tenevo a scusarmi per quanto riguarda quello accaduto nello scorso episodio, dove ho sbagliato la DDG. Era la stessa dell'episodio prima. E quindi capisco che magari ci sia stato qualche problema. È ancora invincibile. Cosa tiro che è invincibile? Però forse devo tirare lo stesso, anche se è invincibile, per far azionare l'evento. Grande. No. Ah. Facciamo destra. No. Saltalo. Dai, proviamo a tirare. Anche se sarà invincibile, quindi faccio un tiro normale. Vai. 55. Comando di porta 03. E ovviamente ce l'ha fatta. Ok. Ok. Vai, Arion. Bene così. C'ero quasi, ma qualcosa è andato storto. Signor Orso. Non sono un orso. Combini me, Arion. Cosa? No, non ci posso credere. Vuoi che esegua il Miximax tra voi due? Sì. In questo modo diventerà ancora più sensibile alla presenza del suo spirito. Oh mio Dio, non ci posso credere. Ma funziona? Così, senza saper né leggere né scrivere, loro si possono fondere? Wow, attenzione, guardate! Guardate come sono cambiati sia il colore degli occhi che i capelli, pazzesco!
Ora Arion contiene l'aura di Tescat e grazie ai suoi poteri è diventato molto più forte. Non ci voleva. Il potere del mio spirito guerriero si è sommato a quello del tuo. Il mio desiderio di proteggere il calcio si è unito alla tua speranza. La speranza di indossare l'armatura. Wow, una sensazione nuova mi scorre nelle vene, non l'ho mai sentita prima. Questa volta ce la farò. Ragazzi, non te lo permetterò. Vediamo se Mike riesce a impedirci. Boom, via. Alla prossima. Riesco a sentire il tuo potere. La tua passione per il calcio mi spingerà oltre. Dai così, ce la puoi fare. Basta, sono diventato pure io Super Saiyan. Indossa l'armatura. Va bene. Vai. Vediamo se ci riesce. Super Mega Volator. Ce l'ho fatta. Yeah. Ottimo, ora fargli vedere chi sei. Sì, vabbè, ora spacco tutti quanti. Arion può indossare di nuovo l'armatura del suo spirito guerriero. Ah, così l'abbiamo appresa, quindi adesso possiamo farlo tranquillamente. No, che figata. Ma levatevi tutti. Sfondamento, via. Boh, il primo è andato. Loro non ce la fanno, mi pare. Vai ancora, sfondamento, via. Spam, 266. Via qua, tu. Allora, con l'armatura mi avete detto 200.000 volte. Lo so che l'avevo notato già, ma comunque, che le tecniche costano zero. Quindi, boh, furia del vento con l'armatura di Super Pegasalato. Ragazzi, superiamo i 400, 500 mi piace già in questo episodio per quello che sta succedendo. Mix Max con Tescat, armatura di Super Pegasalato. Pazzesco. Hai vinto. Ottimo ragazzi, ottimo. Tornatevene a casa vostra. Tornatevene da dove siete venuti. Le regole sono regole. Bravo Mike, hai capito. Hai capito? Vai, vattene, ciao, ciao, è stato bello. JP, ti sei impegnato oggi, eh? A parte provare a sentire il vento, non hai fatto niente, JP. JP. Ecco. Ingombra, è di figo, ma qui, cioè figo. Sono fiero di te. Sì, grazie. Grazie, Tescat. Non ce l'avrei fatta senza il tuo. Dai, grande Tescat. Mi sono solo limitato a spingerti nella giusta direzione. Bella, ora bella Tescat. Sei ancora più indispensabile per la squadra, Arion. Lo siamo sempre. E ora tocca agli altri indossare l'armatura. Forza, a turno, Tescat. Ora vai da Riccardo. Dobbiamo seguire l'esempio di Arion e impegnarci al massimo. Dai, così. Messaggio. Quanta sorpresa, che è questo messaggio? Stanno demolendo il centro sportivo? What? Tornate subito qui. Messaggi importanti. Cosa? Stanno demolendo il centro sportivo. Quindi la storia sta, si sta consolidando. Sarà meglio che andiate. Dovete proteggere il nostro sport. Vieni con noi, Tescat. Ti vogliamo nella squadra. Non mi dispiace. Credo che accetteranno. Perché no? Il mio posto è qui. Devo proteggere quest'isola. È un compito importante ed è il mio dovere. Capisco, ma voglio comunque darvi una mano. Quindi, quando vorrete allenarvi, tornate pure. Ah, bene, va bene, bene. Grazie. Ci vediamo presto, Tescat. Hai proprio degli amici speciali, eh? Sì, sono davvero unici. Ok. Allora, possiamo tornare alla Raymond. Adesso abbiamo la possibilità di fare anche, di utilizzare l'armatura, una cosa fighissima. Vorrei vedere anche senza il Mix Max di Tescat dovrebbe riuscirci. Quindi penso che se io magari sfido lui e utilizzo subito magari l'armatura, giusto per vedere, magari così nel frattempo riesco anche a reclutare uno di questi, non si sa mai. Gioca, se la passiamo a lui facciamo così. So che prima spirito guerriero, prima si evoca lo spirito guerriero, poi conviene dopo un po' di utilizzare l'armatura. Facciamolo. Facciamolo, facciamolo. Saltiamo uno, sfondamento. Già lo spirito guerriero, mi ricordo, in Gombra era un qualcosa di pazzesco. Ora qui, armature, robe varie. Vai con l'armatura. Sfondamento, vediamo. Super Pegasalato. E sbam, armatura, signori e signore. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo riuscito a controllare questo nuovo, stadio nel senso evolutivo, ecco. Facciamo un giro di vento così magari lo aumentiamo anche di potenza, di livello, ecco.
E andiamo anche a tirare col tiro bello, quello proprio bello che ci piace, sempre per quel motivo. Così magari riusciamo a migliorarlo. Furia del vento, che è una delle tecniche che, a quanto ho capito, vi piace parecchio. Fatta da Arion con l'armatura. Ottimo, 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 ottimo. Bravo, 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 bravo. Sei un bravo giocatore. Arion, bravissimo. Allora, certo, non c'è tantissima esperienza, ma ha qualche problema a parlare. Vabbè, comunque, recuperiamo un po' il tutto e torniamo alla Raymond. Da dove si va? Da qua, vai. Si va da questa parte, questo negozietto magari ci andiamo un'altra volta se dovesse servirmi. Direi che possiamo ancora andare avanti, visto che ho fatto episodi molto più lunghi di questo e vi piacciono e me l'avete chiesto tantissimo. Vediamo un po' che cosa succede nel frattempo alla Raymond con lo stadio, il campo, il centro sportivo, insomma, quello che è, che sta per essere demolito. E quindi è un problema, è un bel problema. Non c'è una specie di teletrasporto, però qua vedo. Pensavo si potesse passare in qualche modo, forse già l'avevo controllato all'andata. Qua non credo di avere ancora la chiave. Non lo so, non ne ho idea e non credo che farò tanto altro oltre alla storia principale. Questo perché magari molti di voi me lo chiedono pure, perché la storia la voglio assolutamente fare. Qua sarà la stessa cosa che ho fatto. Ok. Però se mi mettessi a cercare magari, che ne so, la chiave eccetera, perderei tanto tanto tempo. Poi se volete mi potete dare comunque tutti i consigli che volete, appunto. E io magari posso farlo magari off camera per cercare di raccogliere qualche oggetto interessante, come vi ho detto anche altre volte, reclutare qualche giocatore. Insomma, io seguo tutti quanti i vostri consigli, però le side quest, chiamiamole così, non le faccio in video. Ok, dopo tutta sta chiacchierata ci siamo e torniamo alla Raymond. Vai così. Così il centro sportivo della Raymond verrà demolito. Stanno distruggendo pian piano tutto ciò che è legato al calcio. Questo divieto proprio non lo sopporto. Su, su, non perdiamoci in chiacchiere. In teoria dovremmo tornare ancora una volta alla partita Giappone USA per sistemarla, perché non so fino a che punto riusciremo a risolvere la situazione a scuola, dato che è già in vigore questa legge. Arion, sono contento di averti aiutato. Riconsegna al calcio il ruolo che gli spetta. Io credo in te. Grande The Scat. The Scat nei nostri cuori, ragazzi. Probabilmente metterò qualche domanda su The Scat, anche se non dovessi metterla. Giocare di nuovo insieme. Scrivetemi qualsiasi cosa su The Scat, se vi piace, se è un personaggio che ammirate, eccetera. Ok. Raymond Junior High. Bene, eccoci di nuovo alla cara vecchia Raymond. Dobbiamo andare subito al centro sportivo. Sì. Il centro sportivo verrà demolito. Andiamo. Andiamo a scoprirlo. Direi di provare a scoprirlo direttamente ora. E poi se ci dovesse essere qualche cosa, qualche partita, qualche bella partitozza importante, vediamo un po' di giostrarci con i tempi. Sembra che vogliono costruire un campo di allenamento per il club di baseball. Proprio il baseball, poi. Non possono farlo. Di questo caso il calcio. Di questo caso il palcio verrà dimenticato. E ripristinare il passato sarà ancora più difficile. Dobbiamo battere la protocollo Omega. Mario non è l'unico capace di indossare l'armatura. E non possiamo nemmeno allenarci dove vogliamo. Senza contare che non abbiamo abbastanza membri squadra. Se continua così, dovremmo sempre fare affidamento sui tuoi doppioni, Fei. È un peso troppo grande per te. Non preoccuparti, posso farcela. Sì, ma... Ci sono! Usiamo gli insegnamenti del maestro. Che cosa? Insegnamenti del maestro, un volume leggendario che contiene i segreti per costruire la squadra di calcio perfetta. Una squadra perfetta, ma è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Aspetta un attimo, il volume non verrà esposto nel museo del calcio tra 200 anni? Sì, proprio così. Tra 200 anni, ma allora si trova nel futuro. Dobbiamo andare nel futuro? Ma se è così leggendario come dite, l'Eldorado non cercherà di usarlo per creare la sua squadra perfetta. In effetti. E appare sempre lui. Oh, è piuttosto improbabile. Gli insegnamenti sono scritti in codice. Neanche i più eminenti studiosi sono in grado di leggerli. Cryptics. Ritengo doveroso darvi delle delucidazioni a riguardo.
Gli insegnamenti sono stati scritti da un non meglio noto maestro e si dice che facciano riferimento a giocatori leggendari. Sembra lui. Chi è il maestro? Bella domanda. Pare che fosse venerato da tutti i più grandi giocatori della storia. Attenzione. In molti lottarono per essere i primi a imparare i suoi insegnamenti, ma lui stesso sapeva che tutta quella conoscenza era pericolosa. Il mondo del calcio avrebbe perso il suo equilibrio se fosse stato accessibile a pochi. Ecco perché quel codice, almeno così si ipotizza. Vuoi dire che non è sicuro? Pensiamo che il volume sia stato scritto molto tempo fa, quindi non esistono notizie ufficiali riguardo. Allora, 200 anni dopo, però è scritto molto prima. Insomma, dovremmo trovarlo anche qui. Ma questo significa che nemmeno noi siamo in grado di leggerlo. E lei, professore, pensa di poterlo decifrare? Ora è scomparso, sicuro, sicuro. Non importa, ci occuperemo più tardi di capire se siamo in grado di leggere o meno quello. E intanto lo prendiamo, poi se siamo lì davanti e non sappiamo leggerlo, chi se ne frega. Se gli effetti delle interferenze dell'Eldorado nella storia continuano, non ci sarà più nessun calcio tra 200 anni. E le preziose perle di conoscenza calcistica che sono gli insegnamenti del maestro cesseranno di esistere. Non possiamo permettere che accada. Mi hai tolto le parole di bocca. Ci servono gli insegnamenti del maestro per difendere il patrimonio calcistico del mondo. Ok. Il minimo che possiamo fare è provarci. Questo sì che è parlare. Ui, andiamo a prendere gli insegnamenti del maestro. Bene allora, tutti al museo del calcio. Questa volta salteremo 2 secoli nel futuro. Museo del calcio nel futuro. E fammi andare avanti. Ragazzi, 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 per andare nel futuro, come vi ho detto prima, direi che possiamo farlo nel prossimo episodio. Io mi avvicino all'autobus, alla nostra macchina del tempo. Non chiamiamolo semplicemente autobus, che è un riduttivo. Ragazzi, direi che l'appuntamento di oggi può finire qui e direi che è successo l'improponibile. Quindi mi raccomando, tantissimo supporto con i pollici in su, iscrivetevi, condividete il video con tutti quanti i vostri amici, attivate i campanelli e social in descrizione. Ma il prossimo sarà, penso, ancora più imperdibile di questo, perché andremo nel futuro, ragazzi, andremo 200 anni nel futuro a prendere questa specie di manoscritto incredibile. Quindi non dovete assolutamente mancare. Per non mancare, come ho detto prima, iscrivetevi, seguitemi sui social in descrizione soprattutto. Quindi, rispondete anche alla domanda del giorno, ci vediamo alla prossima. Già l'ho detto, non mancare, mi pare di averlo già detto. Alla prossima, ciao ragazzi.